Benvenuto o benvenuta all'interno di ShareFix. Probabilmente hai compilato il questionario che ti ha portato a scoprire qual è il tuo alimento primordiale naturale, secondo natura. Benvenuto o benvenuta e grazie per aver compilato il questionario. Durante questa presentazione ti presenterò qual è lo studio su cui si basa questo progetto. E su cosa è fondato, e così cercare di andare a contattare quello che è il tuo benessere psicofisico naturale desiderato. Molto spesso magari siamo disconnessi da quello che è il nostro equilibrio e da quello che è il nostro benessere psicofisico, ma ho trovato proprio un metodo con cui ti aiuterò a comprendere qual è la tua essenza primordiale naturale, cosa puoi fare per ricontattare il tuo benessere psicofisico desiderato. Veniamo. Ed è la persona più importante della tua vita. Quali sono i cinque elementi primordiali? In natura esistono cinque grandi elementi primordiali naturali, dove il processo alchemico dato dall'unione del corpo e dell'anima si uniscono per contattare quello che è il nostro benessere psicofisico naturale. Non sei tu ad essere sbagliata o sbagliato, spesso e volentieri ci dicono questa informazione, ci fanno sentire. Come se fosse, come se ci fosse qualcosa di sbagliato in noi. Ma se ti sei trovata a vivere dei disequilibri che si ripetevano sempre, ripetutamente, con lo stesso ciclo nella tua vita, senza comprenderne il motivo, è perché nessuno ti ha mostrato come l'energia vitale scorre all'interno di un corpo e cosa è possibile fare per ricontattare quell'equilibrio psicofisico desiderato. Cos'è l'energia vitale? L'energia vitale è quell'energia che permette alla pianta di potersi espandersi e di poter prendere le informazioni nutritive dalle radici. È quel processo alchemico che porta le informazioni nutritive dalle radici alle foglie e ai frutti di una pianta. Permette alla pianta così di crescere e di espandersi in natura. Così avviene la stessa cosa per un essere umano. Dove si trova? C'è proprio un posto all'interno del nostro corpo che è fra i reni e l'osso sacro. Esiste proprio uno scrigno in cui è depositata tutta la nostra energia vitale, che proprio ci viene donata, questa energia ancestrale ci viene donata proprio nel momento della nascita. Il corpo è lo specchio dell'anima. I disequilibri diventano il modo e lo strumento che il nostro corpo comunica con noi. Per avvertirci cosa è possibile fare per cambiare rotta o per osservare una certa situazione, cosa o persone da un altro punto di vista. Come tali vanno interpretati e non solo eliminati, perché comunque si ripresenteranno con lo stesso copione. Mi presento, mi chiamo Elisa Gaiti Amoretti, dopo un sogno trascendentale di mia nonna Nives e nei successivi 9 anni di ricerca su come contattare il benessere psicofisico dell'essere umano, ho potuto comprendere come il nostro equilibrio psicofisico non sia una questione di fortuna, ma di allineamento con la nostra essenza vitale. Quali sono i cinque elementi? I cinque elementi primordiali sono contraddistinti dal colore rosso, che è il fuoco. Il colore giallo, la terra, il colore grigio, il metallo, il colore nero, l'acqua e il colore verde, il legno. Ogni essere umano nasce con un elemento primordiale prevalente rispetto agli altri ed è importante riconoscerlo per conoscere noi stessi in rapporto alla natura e alle leggi universali e contattare così il nostro benessere psicofisico naturale. Le persone appartenenti a questo elemento molto spesso probabilmente hai compilato il questionario e la tua categoria prevalente è risultata il fuoco. Complimenti, congratulazioni. Spesso e volentieri le persone che appartengono a questo elemento sono tranquille, gioiose, sereni, sono molto sensibili e affettuose. Solitamente hanno i pomelli rossi in un viso molto chiaro, dolce, affettuoso e candido, gioioso proprio come un agnello. In antichità era infatti l'agnello l'unico animale che veniva sacrificato agli dèi e ancora oggi durante la Pasqua l'agnello rappresenta il segno di rinnovamento della spiritualità. Infatti per indicare tutto l'amore che ha questo elemento,
E Davide Angelucci cita: "Non basterà il cielo, neppure il mare, per racchiudere il mio amore per te. Per offrirtelo però lo metterò fra i petali di un fiore che sboccerà ogni mattino per te." L'elemento fuoco è il regno del cuore e dello spirito. È situato nell'organo del cuore dove risiede lo spirito, l'anima di ogni individuo. È la porta di connessione tra la terra e il cielo. Qui avviene la connessione con l'energia dei cieli e della terra, dove contattiamo la nostra anima. L'elemento fuoco è sede dello Shen, secondo la medicina tradizionale cinese, della spiritualità e della nostra anima. Da qui partono le direttive che attraverso il sangue e i vasi sanguigni arrivano a ogni cellula del nostro organismo. Dal cuore dipende l'intestino tenue, che viene chiamato secondo cervello, in cui si riflettono tutte le sensazioni intense e istintive. Infatti viene citato nel Tao Te Ching svuotare la testa e riempire la pancia. Dal fuoco, infatti, dipendono la funzione sensoriale del tatto, la sensibilità sia fisica che emotiva delle emozioni verso tutto ciò con cui veniamo in contatto. Gli spiriti sono il cielo in noi, ci conducono, ci custodiscono in noi. Dobbiamo custodirli, sono gli operatori ultimi di tutti i meccanismi della vita. Lo Shen è conservato nel cuore, è radicato nel sangue e si manifesta negli occhi. Da qui deriva l'espressione avere gli occhi spenti. Se l'elemento fuoco è in disequilibrio, potresti percepire le sensazioni e le emozioni bloccate. Potresti tendere a razionalizzare molto, a utilizzare molto la mente, anziché il cuore. L'estate è la stagione del fuoco, la gioia, il sentimento prevalente, dove tutto si dipinge di rosso. Ma se il disequilibrio del fuoco si fa sentire, risentirà facilmente l'eccesso di questa forte energia climatica. La natura è al massimo dello yang in estate. Ecco perché si fanno così frequenti disequilibri come le patologie cardiache, infarti, sbalzi di pressione e colpi di calore. Ed ecco che se un evento passato, di un'anima passata, ha vissuto un trauma, questo ritorna per essere lasciato andare e poter incarnare quella consapevolezza e quel dono che è dentro al nostro DNA. Ed ecco che si crea quello che è un nodo, ovvero una sfida che la vita ci propone per riequilibrare quello che sono le energie, come viene detto karma. Il temperamento dell'elemento fuoco. Vediamo. Le persone con prevalenza dell'elemento fuoco sono persone particolarmente affettuose e sensibili. La loro priorità è l'amore, sperimentare l'amore incondizionato all'interno del corpo. Ecco che qui diventa importante la continua sperimentazione dell'amore nel corpo, perché se qualche situazione è stata vissuta come trauma, si crea una strozzatura nel corpo animico. E diviene fondamentale riunire questi due aspetti, quello corporeo e quello animico. Estremamente sensibile, ha bisogno di essere continuamente nutrita la sua emozione primaria, che è la gioia. Abbiamo visto così come il cuore è la sede dello spirito, dell'anima, e come l'intestino tenue è il luogo della rielaborazione. Ecco che l'eccesso di fuoco andrà a disequilibrare l'organismo. L'eccesso di fuoco da cosa dipenderà? Da un'alimentazione molto spesso riscaldante. Molto spesso il glutine agisce direttamente sull'intestino tenue e quindi sul calore provocato nel corpo, aumentando così la produzione di fuoco. Molte sono le emozioni che scaldano il corpo, come ristagnanti, come depressione, rabbia. L'alimentazione da preferire è il farro, l'orzo, l'avena, il camut, il riso, il miglio, il quinoa, mais, grano saraceno. Come possiamo quindi equilibrare il nostro metabolismo secondo la categoria dell'elemento primordiale fuoco? Ecco che se l'organismo è ricco di calore e di fuoco, come natura, è l'acqua che spegne il fuoco. Così per il nostro corpo diviene importante tonificare l'acqua, ovvero le nostre radici, che sono i reni. Ciò che maggiormente tonifica l'energia dei reni è la spiritualità. Per
intesa come incarnazione e la conoscenza dello spirito nel corpo, cioè l'unione con l'universo e la parte divina in noi. Cos'è efficace? Un'alimentazione equilibrata, delle pratiche sciamaniche, preghiera, yoga, natura, tai chi, meditazione e comprendere quelle che sono le nostre radici. Soltanto così riusciremo a contattare quello che è il nostro equilibrio psicofisico naturale, che già risiede dentro in noi. Per un'alimentazione equilibrata in base alla natura, ti ho descritto alcuni alimenti da preferire, ma puoi scaricare direttamente l'alimentazione equilibrata secondo l'elemento fuoco, qui sotto ad un prezzo riservato per te, dove ti aiuterà a comprendere e a prendere consapevolezza sull'alimentazione adeguata secondo natura per il tuo elemento primordiale naturale. Ora veniamo a noi. Crea proprio uno spazio sacro, prendi con te carta e penna e prova a scrivere tutto ciò che ti arriva. Prenditi qualche minuto se vuoi, o in una stanza a te gradita oppure anche in natura, dove sai di non essere disturbata o disturbato, e rispondi alle domande distinte senza pensarci troppo. Il cuore è simbolo di amore e unità. Prova a chiederti: ho dato tanto? Ho dato troppo ascolto alle mie emozioni o alla mia mente? Riesco a manifestare in modo semplice le mie emozioni o le blocco in qualche modo? Do ascolto al mio corpo e al mio cuore? In me, testa e cuore sono in equilibrio armonico? O vengo pilotato o pilotata solamente dalla parte mentale, razionale? Do spazio sufficiente alle mie emozioni? Io ho il coraggio di manifestarle? E la mia vita procede seguendo un ritmo vivace o la costringo a regole troppo rigide? Annota proprio tutto ciò che ti è arrivato. Cerca proprio di non razionalizzare le risposte, ma scrivi proprio di getto. Puoi stampare queste slide, oppure riscriverle le domande e rispondere su un foglio a parte. Ora davvero grazie per essere arrivato o arrivata fino a qui. Ci tengo a ringraziarti perché è un regalo riservato per te. So quanto è difficile scoprire i propri meccanismi inconsci. Li viviamo come se fossero dei piloti automatici ed è per questo motivo che ho voluto mettermi a disposizione per chi volesse compiere un atto di coraggio, un cambiamento nella propria vita e contattare quello che è il proprio benessere psicofisico desiderato. Qui sotto troverai il link per prenotare direttamente la tua chiamata gratuita e scoprire così quali sono i meccanismi inconsci che ti portano a disconnetterti con il tuo equilibrio psicofisico naturale e col tuo benessere naturale. Ti auguro davvero un buon benessere. A presto, Elisa.